quello di essere io padre, e poi grazie a Dio dopo un po', dopo alcuni anni, la grande felicità, il grande miracolo della vita, ho trovato una compagna straordinaria e sì, ringrazio Dio. Per questo innamorato perso, siamo persi, che te quanti, siamo persi nell'amore. Io lo so che quando vedo sto pezzo qua è così forte e poi rappresenta così tutti noi che abbiamo perso un genitore, sai, è la cosa più bella che tu potessi fare, una dedica meravigliosa, capito? Facciamo entrare, no, ti voglio abbracciare così, te bacio perché siamo tutti e due. Molto commossi in questo momento. Grazie. Ti voglio bene, lo sai. Anch'io, Mara. Grazie, ragazzi. Grazie. Siediti. A tutti, grazie. Allora. Scusate, ci siamo presi quest'angolo. No, poi se Anarella mi dà un sposto e faccio entrare la tua compagna, la mamma di Martina, Flora. Lei, il viso che non scorderai, l'orgoglio di. Come un tesoro loro dentro agli occhi tuoi. Meno bello, marito mio. L'estate che ricatta. Ma tutti e due ci siamo commossi. Il giorno che ricorderai le cose che io non sposto sai, i regali. Che puoi insegnare. Sposto i regali, sono qua piena di regali. Allora, voglio dire che al di là della commozione, poi quando ha parlato di te. Insomma, sei molto importante per Enrico. Come vi siete incontrati? Perché io mi sa che vi ho visti proprio a teatro e c'eri anche tu, eh? Sì, non mi fate piangere subito. No, basta, adesso non si piange, adesso si parla d'amore, di Martina, di tutto, del lavoro. E però come vi siete innamorati? Allora, dillo te, vai che io... io metto qua i regali. Perché a me lascia i compiti un po' più difficili, no? Raccontare l'innamoramento. Allora, intanto no, ci siamo conosciuti. Siete conosciuti a teatro. Ci siamo conosciuti a teatro. Lavoravate insieme. E da cosa nasce cosa? Guarda. Galeotto è sempre stato il palcoscenico e chi lo ha calcato. Quindi ci siamo incontrati sul palcoscenico, c'era un'intesa immediata di grande... comprensione, perché molto spesso io ho fatto sempre, non tantissimi, ma abbastanza provini, attori, attrici, così. Raramente trovavo quel feeling con le attrici, perché molto spesso il comico fa delle battute, ne fa 10, 5 vengono capite, 5 si perdono così tra i meandri, tra le pieghe del sipario. E invece lei aveva questa grandissima capacità di intuirle tutte e rideva, quindi le capiva. E questo dico a me. Questa è sveglia, questa ragazza è sveglia. Poi ha una capacità comica, i famosi tempi comici di cui vi abbiamo sempre parlato. Insomma, lei ti ha colpito molto. E poi perché appunto, no, tu parli di una sveglia intelligente. Sveglia intelligente, bravissima come attrice. Tempi. Senti, ma la possiamo fare più spesso questa intervista? Perché io sto beccando un sacco di complimenti, anche da lui, che di solito gli uomini sono un po', no? Sui complimenti sono... Ma allora... te di lui cosa ti ha colpito? Perché lui è stato molto... T'ho detto io, con problema di garco. Io... mi ricordo... Senti, per dire la differenza tra lui e Garco è piccola. Garco c'ha i lacci, lui neanche i lacci ha le scarpe. No. Prima riflettevo vedi? Su questi dettagli. Ma mi sono levato la canottiera e lei mi ha detto, ma perché non te la rimetti che fa freschetto? Dico, ma no, è giugno. E allora e quando, così... No, no. Quando ti sei accorta di aspettare Martina, che è la gioia della vostra vita? Guarda, in realtà... Allora, intanto mi sono innamorata di lui... Lui mi fa ridere e questo è... Hai detto niente. Esatto. Però ha anche un modo suo particolare di corteggiarmi. Cioè ha avuto un modo suo particolare di corteggiarmi nel senso che gli uomini ti portano le rose, ti portano i fiori. Lui, visto che io sono un'ottima forchetta, più che una buona forchetta, mi portava i mandarini, i peperoni, le melanzane...
Sai che Romina Power mi ha detto che sei innamorata di Albano perché quando giravano i primi film nel sole, Albano portava le melanzane sott'olio, i peperoni. Sì, veramente. Ma una volta noi abbiamo litigato, allora lui ha suonato alla porta e tutto molto charmant, tutto questo, no? Amore, ha tirato fuori una pianta di peperoni. Mi sembrava più carino perché erano dei peperoni carinissimi, colorati. Però perché i rosi poi un po' si appassiscono, invece i peperoni sono durati una decina d'anni. È stati ma buonissimi. Non abbiamo un filmato, non abbiamo un filmato emozionale per loro, no? C'era? Non c'è più? Sì, vabbè. No, non c'è. This feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Ti posso. Martina, la gioia vera della vostra vita. Mamma guarda, mia. Si ricommuove. Ma guarda, con lei io adesso dico sempre con la scusa degli ormoni della gravidanza, però ho partorito da due anni, quindi quasi non ce l'ho, quasi due anni, sì. Lei ci ha stravolto la vita, non ce l'ha cambiata. Poi lui fece lo spettacolo prima che io rimanessi incinta, facendo una poesia, recitando una poesia a un ipotetico figlio o figlia che avrebbe avuto. Non era proprio un messaggio sottile quello, no? Perché veder lui che recita. E poco dopo sono rimasta incinta. Bella sai, storia. I versi dire, d'amore fanno anche bella quello. Storia. Adesso però tutti dobbiamo andare a teatro. Innamorato perso, guarda, il titolo è proprio appropriato. Sava Sandir. Insieme, no? Dopo sette anni, dopo perché da allora sono passati sette anni, quindi dopo sette anni rilavoriamo insieme e... Vogliamo ridire il 21 a Foligno. 21 siamo a Foligno, poi dal 28 al 31 dicembre, ma stiamo aprendo altre date a Roma, al Palaeur. E poi saremo a Milano il 17 di gennaio, poi saremo a Torino e poi stiamo cercando di aprire altre date perché arrivano su Facebook, su Instagram richieste. A Palermo quando vieni, e a Napoli, ti aspettiamo da... E allora... Stiamo cercando di andare un po' dappertutto. Noi ci sentiamo, io vi vengo a vedere sicuramente perché mi sono talmente divertita l'ultima volta, mi hai fatto passare tre ore meravigliose, e davvero un ricordo bellissimo di quella serata per cui sarò con voi, non so in quale data, ma vi prometto vieni che vengo. Tutte, nel vengo dubbio a vieni a tutte, io dai. Poi, sì, perché io non c'ho niente da fare, guarda. Sì, no, una vengo anche a due. Grazie Flora, grazie. È stato bello stare con voi, veramente. Grazie. Grazie, grazie dei regali, Grazie delle emozioni. Grazie. A tutti, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Enrico Brignano e Flora.